Ma Valentina, cosa fai con questa anguria? Preparo la nostra cena, che sarà veramente fresca. Ieri ho chiesto ai nostri amici in pagina cosa cucinate quando fa molto caldo e mi hanno detto non cuciniamo, mangiamo solamente verdura, frutta e granite. E ho deciso di seguire il loro consiglio, quindi Daniele, non ti lamentare perché stasera non ci sarà una cena normale, diciamo di sostanza, ma ci sarà una cena a base di E allora, frutta. tra poco scopriremo cosa preparerà Valentina. Voi intanto scrivete nei commenti se si sente, se si vede bene e fateci sapere anche da dove ci state seguendo. Allora, l'ingrediente principale lo vedete qui, una bella anguria, bella, insomma, si fa per dire, avrei voluto trovarla, ecco, un po' più rossa, di un rosso vivo, però ci accontentiamo di quello che c'è. Quest'estate, con temperature troppo alte, la frutta, non solo scarseggia, ma non è nemmeno ottima, purtroppo. Dai, Ma va però bene almeno oggi fa leggermente più fresco. Non così. so, Ma dalle non vostre c'abbiamo parti, un po'. ieri c'erano anche più di 40 gradi. Oggi fortunatamente si sta meglio, vero Vale? Sì, oggi si sta un po' meglio. Allora, intanto ci saluta Patrizia da Lussemburgo. Ciao da Cassano Magnago, Varese, Anna. Ciao anche a Allora, Natalia. facciamo la granita di anguria. Mi Wow! svolazzano un po' i capelli perché Cioè. ho un ventilatore acceso. Io non so voi come fate a combattere il caldo. Non voglio utilizzare il climatizzatore tutto il giorno perché poi ho un po' di dolori e lo mal sopporto, quindi mi accontento di un ventilatore. Allora, qui abbiamo 1 chilo di polpa di anguria. Questa volta mi sono proprio passata il tempo a pulirla tutta con il coltellino per togliere i semini. È un lavoro di pazienza, cosa che non si addice molto a me, che di pazienza di solito ne ho poca, però non mi andava di prendere il passaverdure. Quindi, i metodi per ottenere appunto una polpa di anguria pulita e poi frullata sono due. O tagliamola a pezzettini e quindi togliamo i semi ben visibili, oppure la tagliamo appunto a pezzettoni ma la passiamo al passaverdure. In quel caso forse facciamo anche prima perché i semini rimangono intrappolati proprio nel setaccio del passaverdure. A quel punto basterà solo filtrarla se vogliamo oppure dare un'altra frullatina e va bene così. In questo caso, avendo tolto i semi con il coltello, la vado a frullare con un frullatore ad immersione, quindi adesso dovete solo sopportare un minutino di rumore. Io leggo qualche messaggio, Mariella ci fa sapere che a Taranto la temperatura è scesa da 44 a 34, Patrizia ci scrive 19 gradi, poi ci saluto dal Benga, dalla Norvegia, ecco lì sicuramente farà fresco, dai facci sapere Enzo, ci saluto anche dalla Toscana e su Vivo Mangiando ci saluta Angela, Rosa e anche Maura, ciao a tutti. Vi farò vedere tra poco già il risultato finale perché l'ho preparata nei giorni scorsi, eh? Quindi la potremo gustare subito. Fateci sapere anche qual è la vostra gradita preferita, se avete mai gustato la granita all'anguria. Ciao Nuccia dalla Calabria e poi dal Brasile Luciano, ciao. Ci siamo quasi? Ciao Mirta dall'Argentina. Allora, noi siamo partiti dall'anguria, quindi in questo caso Vale ha tolto tutti i semini uno a uno. Se non avete Com'era tutti. l'anguria? Ti ricordi quanto pesava? Era... Guarda, pesava circa 2,7 kg, Però ovviamente poi 2,5 kg. togliendo la buccia... Ecco, c'è un. Quindi con 2,5 kg di anguria Ce la facciamo a fare una dose. riuscite a fare una dose perché riuscite a tirare più di un chilo. Ok, visto, in 1 minuto abbiamo frullato tutto. E Maura ci conferma, sì, buona, l'ho assaggiata. Magari facci sapere se la fai anche con le nostre dosi. Rosa proverà a farla, facci sapere poi Vi ho se ti già mostrato piacerà. tante volte come fare la granita al limone o alla fragola, al melone. Mi mancava questa che ho provato diversi giorni fa e mi è piaciuta tanto. Adesso cerco di fare scorta perché sto finendo la provvista di granita al limone, ma senza non riusciamo a stare. Enzo ci fa sapere intanto la temperatura massima da lui, se non sbaglio, in Norvegia è di 10 gradi e la minima 7. Enzo, ieri la mia macchina segnava 48 gradi, 48.
Avevo perfino paura perché veramente poi si toccano dei picchi così alti, non siamo tanto abituati e poi non vanno bene, non vanno bene. E allora procediamo con la nostra preparazione. Una volta frullata l'anguria, dobbiamo preparare uno sciroppo, quindi acqua e zucchero. Come al solito la quantità di zucchero, una dose minima serve sempre, però può essere bene o male diminuita. Dipende dalla dolcezza dell'anguria. Ora, questa era abbastanza dolce, ma di solito è un frutto molto dolce. Però, ripeto, un po' di zucchero comunque serve. Andiamo a mettere in un pentolino 200 ml di acqua e 100 g di zucchero. Se preferite potete diminuire magari a 70, ma direi di non scendere sotto questa soglia, altrimenti comunque poi rischiamo di avere una granita poco saporita, poco dolce. Come lo facciamo questo sciroppo? Andiamo sul fuoco. Daniele mi raggiunge. A fiamma media aspettiamo, mescolando, che lo zucchero si sciolga bene. Vedete ovviamente che l'acqua adesso è torbida, dobbiamo aspettare che diventi perfettamente trasparente. Lasciamo che sfiori quasi il bollore, quindi in realtà non è proprio necessario che vada a bollire, ma che sfiori il bollore, quindi che sfrigoli un po', e a quel punto possiamo spegnere e lasciare raffreddare. Quindi bastano pochi minuti? Sì, come no. No, non deve bollire. Sta già diventando un po' trasparente. Ecco, volevo solo fare vedere questo. Dopodiché noi ce l'abbiamo già pronto, quindi andiamo avanti. Ci arrivano i saluti da parte di John dal Canada, ci fa sapere che ci sono 35 gradi, e poi ci salutano dalla Francia e anche da Malaga. Rosa scrive su Vivo Mangiando, fa spesso le nostre ricette, grazie. Ecco, postate poi il risultato sul gruppo di Vivo Mangiando, sul gruppo di Cibo Doc. Noi intanto siamo in live su Bella Sicilia. Per gli amici che vogliono seguire le preparazioni di Valentina, possono andare a vedere anche il blog vivomangiando.it oppure le pagine Facebook Vivo Mangiando oppure Cibo Doc. Ciao Luciano dal Brasile, dal Belgio Patrizia ci fa sapere 20 gradi. Allora, ci siamo? Ci siamo quasi. Lo zucchero si è quasi sciolto del tutto ed è già abbastanza caldo. Ecco, quando è trasparente così e sfiora quasi il bollore, possiamo spegnere. Ora, questo, come dicevo, deve raffreddare del tutto, quindi lo teniamo da parte, ci vorrà comunque un'oretta, deve essere ben freddo. Io ce l'ho pronto, quindi andiamo a prendere quello pronto. Ecco, quindi questo è quello freddo. Prima, questo è quello freddo, acqua e zucchero nelle stesse dosi che vi ho mostrato. E quindi non facciamo altro che unirlo alla nostra polpa di anguria frullata. Ecco qua. Mescoliamo bene. Adesso la polpa è stata frullata da poco, quindi sembra... Il liquido sembra troppo chiaro, ma poi avrà davvero un bel colore la nostra granita alla fine. Quindi mescoliamo bene polpa e sciroppo di acqua e zucchero. E per il momento il nostro lavoro è praticamente finito. Dobbiamo solo versare questo liquido all'interno di un contenitore con un coperchio ermetico, con una buona chiusura, così lo spostiamo in congelatore. E dopodiché possiamo decidere noi come comportarci, perché se facciamo la granita al mattino e vogliamo anche consumarla in giornata, perché magari nel pomeriggio abbiamo le nostre amiche, vogliamo fargliela assaggiare, oppure a cena abbiamo degli ospiti e quindi vogliamo concludere così la nostra cena, dobbiamo ricordarci ogni 2 ore di riprendere il contenitore dal congelatore e man mano rompere i cristalli di ghiaccio che si sono formati, semplicemente con una forchetta o con una frusta. Quindi andiamo a rompere o mescolare ogni 2 ore, ogni ora, dipende anche un po' dalla potenza del nostro congelatore, da quanto ce la fa a lavorare.
E questo fin quando otteniamo la consistenza che desideriamo, quindi una granita morbida ma allo stesso tempo compatta, non più liquida. Al contrario, se prepariamo la granita la sera, ce ne andiamo a dormire tranquillamente e l'indomani, tirandola fuori dal freezer, ovviamente sarà un unico blocco di ghiaccio, sarà del tutto ghiacciata. Allora a quel punto procediamo diversamente, ovvero la lasciamo a temperatura ambiente per una mezz'oretta, quando si sarà un po' ammorbidita andiamo a sgranarla tutta con una forchetta e a quel punto per ottenere una granita cremosa andiamo ad utilizzare il frullatore ad immersione, quindi quello che ho appena usato io. E quindi la nostra granita in 5 minuti sarà cremosa e pronta da servire, senza andare lì a rimescolare ogni paio d'ore. Quindi tutto sta nella pazienza che avete voi. Quindi questo tra poco lo vado a mettere in un contenitore e quindi nel freezer. Ecco, ma noi intanto abbiamo già la granita pronta. Rosa ci fa sapere che domani o presto preparerai peperoni lunghi ripieni di patate che hai fatto qualche giorno fa e li pubblicherà sul gruppo di Vivo Mangiando come fa spesso. Grazie Rosa, andremo a vedere. Patrizia saluta anche la nonna Carmela, che è andata oggi a raccogliere le sue melanzane nell'orto, però si sono un po' rovinate con questo caldo. Ah, le temperature allora, altissime di ieri le hanno qui abbiamo la granita pronta. Hai visto? Quindi l'abbiamo tirata fuori dal freezer qualche minuto fa. Ecco qua, facciamola vedere. Guardate che bella. Come vi dicevo, ha un bel colore. E poi guardate la consistenza. Una volta che voi la frullate la prima volta, se la conservate nuovamente in congelatore, non è che ogni volta dovete andare lì a frullarla nuovamente, basterà di volta in volta, quando la volete consumare, tirarla fuori un paio di minuti prima e lasciarla a temperatura ambiente per farla ammorbidire, quindi manterrà comunque poi una consistenza abbastanza morbida. Io vi consiglio, quando ne fate una dose, una volta congelata e poi frullata, di dividerla direttamente nei bicchieri di plastica magari, così potete scongelarle solo uno quando ne avete voglia. Bene, allora dai, mettiamo nel bicchiere, salutiamo tutti i nostri amici. Voi continuate a scrivere nei commenti da dove ci state seguendo. Allora, la cosa bella è che io faccio tutte queste belle cose, ma poi Daniele ha un po' di vizi e questo non gli piace, quello non lo mangia. Ora, l'anguria è un frutto che a lui non piace, vediamo se quantomeno riesce a gustarlo con la granita, mi auguro di sì. L'assaggerò dopo tutto questo lavoro, Daniele, che dici? Anche se preferisco quella al limone che è già pronta lì ad aspettarmi. Mi aspetta lì. L'abbiamo tirata fuori poco fa. No? Ed ecco qua. Una bella idea da servire ai nostri amici o ai nostri ospiti a cena. Anche perché se abbiamo ospiti e vogliamo comunque un dolce come fine pasto, con questo caldo, ecco, un dolce cremoso più grasso non è che faccia tanto piacere, invece qualcosa di fresco così secondo me si gradisce. Io chiuderei con una fogliolina di menta per dare più che altro colore, perché le cose devono essere belle anche per gli occhi, non solo per il palato. Che dite? Così le abbiamo di essere belle, sono belle. Ora li assaggio, Rosa, assaggerò questa granita anch'io. Allora, ho preso un cucchiaino anche per te, Daniele. Vediamo se fai questo miracolo di innamorarti dell'anguria, che a me piace così tanto, invece tu ogni volta... Preferisco il melone, e l'altra volta ho provato anche la tua granita al melone. Che... Vabbè, intanto l'assaggio io, con questo caldo, vedi, poi tende a sciogliersi subito, quindi non possiamo lasciarla tanto. È buona. Buona veramente? Veramente. È buona sì, perché ha una dolcezza proprio delicata, non è un dolce stucchevole. Devo dire che anche il sapore alla fine è intenso, nonostante l'anguria sia un frutto delle volte un po' scialbo. È davvero buona, eh? Allora, provate amici a fare la granita. La vuoi assaggiare? Assaggio anch'io. Vieni, 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 ti faccio assaggiare. Però non mentire sul risultato. Devo dirti che è buona, dai. Non mentire, ho detto, dai, nemmeno mi è arrivato in bocca. Allora, se la provate fateci sapere. Allora, ci siamo divertiti un po' in vostra compagnia, grazie per essere rimasti con noi. Speriamo di non essere stati noiosi e anche lunghi, ogni tanto
qualcuno ci rimprovera che siamo lunghi, dai, la diretta è bella anche per leggere i vostri messaggi. Cioè, non è che siamo qui per giocare, io la l'ho fatta veramente la granita, quindi ogni cosa richiede i suoi tempi. Allora, questa quindi va in freezer adesso. Adesso vado a trovare un contenitore e la vado a mettere subito in congelatore. Domani poi la vado a frullare e la metto nei bicchierini di plastica da conservare per tutta l'estate, come ho fatto con quella al limone. Grazie Patrizia che scrive: siete stupendi, non siete mai noiosi. Allora ci fa piacere leggere i vostri commenti. Anche Giusy scrive: siete fantastici. Grazie, grazie. Salutiamo tutti, buona cena. Ciao. Un saluto ciao. Particolare a chi in questi giorni ha avuto brutti momenti a causa degli incendi, ma anche delle alluvioni, delle forti grandinate. Tutta l'Italia è stata un po' messa a dura prova. Vi abbraccio davvero tutti. Un abbraccio anche da parte mia. Ciao ciao. Buona cena. Ciao.